Ciao a tutti amici e benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi andremo a fare il sapone per bucato fatto in casa. Come potete vedere, qui ho del sapone Alga all'olio di cocco, quindi è morbido e quindi facilmente si può grattugiare. Ora vi dico cosa occorre per fare questo sapone liquido sia per lavatrice che per bucato a mano. Allora, cominciamo subito. Di sapone liquido per lavatrice occorre un flacone vuoto ben pulito e da 3 litri, poi del bicarbonato di sodio, una grattugia. Io in questo caso uso questa qua a scaglia larga, dell'essenza profumata, quindi quegli oli essenziali che trovate dovunque. Io in questo caso lo userò al muschio bianco perché mi piace molto. Poi, come vi avevo detto prima, il sapone alga e all'olio di cocco, per il semplice fatto che a me viene meglio a grattugiarlo perché è molto più morbido rispetto ai saponi tradizionali o a siglia, però potete usare tranquillamente anche quello, però si scioglie con meno facilità. Quindi poi ovviamente il cucchiaio per usare il bicarbonato. E poi 2 bottiglie di acqua calda. Perché? Perché questo video lo faremo direttamente a freddo, quindi senza usare pentole e tutti gli accessori vari. Quindi ho 2 bottiglie, una da 1 litro e una da 2 litri, perché non ce le avevo entrambe da 1,5 litro, per andare poi a metterle dentro il flacone del detersivo. Quindi cominciamo subito a aprire il nostro sapone. Vedete, è una pasta molto molla. Guardate, come vedete, rimangono tutte le mie impruntine. Ora lo andiamo a grattugiare nella mia grattugia. Io lo spaccherò se riesco a pezzi perché se no viene male. Quindi andremo a fare questo lavoro. Come vedete si grattugia con molta facilità. Non so se avete visto, lo faccio vedere così. Come vedete esce una sorta di gelatina a filini, molto piacevole al tatto. E dobbiamo farlo per tutto il sapone. Fatto questo lavoro, andremo ad aprire la nostra scatolina grattugia. Come vedete è molto buffo da guardare perché è tutto, sembra una sorta di gelatina a filini. Ora ve lo faccio vedere anche a voi. Guardate, sembrano quei spaghetti giapponesi che sembrano gelatina. Vedete come sono? Tutti grattugiati. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere il nostro flacone e andiamo a mettere dentro poco alla volta tutto questo sapone grattugiato in questo modo. Possiamo fare con tutta calma in modo che non esce tutto il sapone fuori. Così. Io, allora, personalmente faccio questo lavoro qui per il semplice fatto che non mi va di andare a usare pentole per sciogliere il sapone, quello di Marsiglia, e
quindi è una cosa molto più semplice da fare, visto che io lavo molto e quindi lo faccio spesso questo sapone qua. E poi nei prossimi video vi farò vedere anche come si farà l'ammorbidente e altre cose, diciamo, che potete fare semplicemente a casa invece di andarle a comprare, quindi con un notevole risparmio. E ovviamente evitiamo di comprare molte cose di plastica che, come sapete, inquinano. Quindi una cosa un po' più bio. Andare a conservare il vasetto, il flacone di plastica e riutilizzarlo più volte. Flacone con il sapone grattugiato, dobbiamo semplicemente mettere l'acqua calda che abbiamo preparato prima. Quindi versiamo piano piano. Come vedete, esce il fumetto, non so se riuscite a vederlo. Fa anche un po' di schiumetta, però è normale, è sapone, fa la schiumetta. Versiamo l'altro. Dobbiamo riempirlo tutto, non proprio all'orlo, però dobbiamo riempirlo ovviamente per 3 litri di prodotto. Quindi, arrivato qui, cosa si fa? Si prende il nostro bicarbonato e ne prendiamo, schiacciamo un pochino perché è un pochino a pallettine, prendiamo un cucchiaio, cucchiai. Io abbondo sempre perché almeno è più efficace come pulizia. Quindi io ho messo 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Dopodiché andremo a mettere le nostre goccine di essenza a vostro piacere. Quanto le volete mettere, ne mettete. Io ripeto, abbondo sempre perché con bicarbonato e essenza mi piace proprio l'odore che lasciano i vestiti, quindi anche senza ammorbidente fanno un odore buonissimo. Quindi andiamo a mettere il tappo, assicuriamoci che sia chiuso bene, non vorrei che lo girate e vi cada tutto. Spostiamo tutte queste cosine e andiamo a fare questo movimento così per un paio di volte, in modo che lui lo vediamo che si scioglie. Una volta fatto questo lavoro, il detersivo è pronto, basta farlo raffreddare ed è pronto. Come vedete, è bello liquido. Quindi, una volta fatto questo detersivo, potete mettergli se volete la vostra etichetta in modo che lo distinguete se fate altri tipi di detersivi diversi. E che dire, una volta che si raffredda, potrebbe capitare che ogni tanto fa una piccola patina sopra il detersivo quando lo aprite. Quindi cosa succede? Basta fare sempre lo stesso movimento di capovolgerlo e il detersivo è pronto di nuovo all'uso. Rispetto alle scaglie di sapone del detersivo di Marsiglia, quindi quello duro a pasta dura bianco, questo qua rimane sciolto più facilmente, quindi è più difficile che trovate dei grumi col passare del tempo nel vostro detersivo. Questo qua quindi rimane più liquido rispetto agli altri tipi di sapone. Quindi il nostro detersivo è pronto, spero che il video vi sia piaciuto. Io faccio questi detersivi appunto per risparmiare, quindi anche per risparmio, oltre a essere ecologico, perché viene riutilizzato un sacco di volte lo stesso flacone per il detersivo.
Se volete vedere altri video con altri tipi di detersivi, capsule, quello che volete, potete scrivermelo sotto nei commenti. Va bene? Allora, un bacione a tutti, vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto e di attivare la campanella perché se no non potete vedere gli altri video. Vi raccomando, un bacione, ciao a tutti dal mondo di Maffi!